Ciao e benvenuto in Camperis. Nel video di oggi vediamo un motorhome usato per 4 persone, il McLewis Nevis 872. Il veicolo ha 70.000 km ed è stato immatricolato a novembre del 2011. È alto 2,90 metri, largo 2,35 metri e lungo 7,44 metri. Vediamo le principali caratteristiche di questo veicolo. Dinette in grado di ospitare fino a 5 persone, cucinadelle con ampio frigo da 150 litri e forno, WC e doccia situati in due vani separati, un letto nautico in coda, un letto basculante matrimoniale nella zona giorno e tanto spazio per lo stivaggio, sia nell'abitacolo che nel baule posteriore. Prima di continuare con una descrizione più dettagliata, non dimenticarti di seguirci sui nostri profili social per rimanere aggiornato con tutte le ultime novità del mondo Camperis. Frutto di tutta l'esperienza del gruppo SEA, McLewis sceglie nel nome un evidente richiamo alla maggiore altura britannica, il Ben Nevis. E come questa montagna rappresenta la cima più alta del Regno Unito, così il Nevis nel 2011 viene proposto, a ragione, come il top della produzione McLewis. La cabina di guida è perfettamente integrata nella zona abitativa e garantisce così un piacevole effetto salotto. In particolare, puoi trovare una dinetta accogliente luminosa, con i due sedili anteriori girevoli, un ampio tavolo traslabile sorretto da un'elegantissima gamba semicircolare in legno massello e panca contrapposta. Le due cassapanche previste sono deputate a ospitare l'impiantistica, mentre per lo stivaggio puoi trovare un pensile sopra la dinette. È poi presente un televisore montato su un braccio orientabile. Nella zona giorno puoi trovare poi un letto basculante matrimoniale, che offre un eccellente comfort di riposo. Questo letto scende sulla cabina lasciando libera l'uscita e consentendoti di utilizzare la dinette anche con il letto abbassato. La cucina, comoda e funzionale, è ad L e si trova di fronte alla porta di uscita. È composta da 4 fuochi con coperchio in cristallo temperato, un lavello in acciaio inox, un forno a gas, cappa aspirante, pensili e ampi cassetti con portaposate e divisori interni. Di fronte ai fornelli è presente un frigorifero da 150 litri. Il WC e la doccia sono collocati in due vani separati, entrambi situati nella zona notte. Questa disposizione vi consente di utilizzare contemporaneamente WC e doccia, e quindi di risparmiare tempo quando vi state preparando per uscire. La doccia è proprio come quella di casa, e l'ambiente del WC, dotato di finestra, presenta un arredamento interno moderno e dalle linee morbide, con vani per lo stivaggio e un lavabo a cupola trasparente. Una porta scorrevole in legno consente anche di dividere la zona giorno dalla zona notte, assicurando grande privacy. Nella parte posteriore puoi trovare un ampio letto nautico per 2 persone, accessibile comodamente dai 3 lati, senza necessità di svegliare il proprio partner. Per lo stivaggio puoi trovare diversi vani, tra cui pensili sopra il letto e 2 armadi sui lati. Questo motorhome offre molto spazio per lo stivaggio anche nel baule posteriore, utilizzabile per stivare tutto ciò che ti è più utile. Il veicolo è coibentato internamente anche per l'uso invernale e la potente stufa Truma Combi 4 con riscaldamento canalizzato consente un utilizzo ottimale anche ai climi più freddi. Moderni e piacevoli, gli arredi sono realizzati in multistrato nobilitato da 15 mm di spessore, con un'elegante alternanza di parti color legno e laccate bianche. I pensili, dal design lineare, sono infatti percorsi nella parte alta e in quella inferiore da sponde chiare, che ne spezzano i volumi e conferiscono una piacevole continuità stilistica, in abbinamento anche alle superfici dei piani di appoggio. Moderno e filante, il Nevis 872 su telaio Fiat in versione ribassata vanta un frontale in vetro resina estremamente personale e riuscito, con una calandra aggressiva caratterizzata da una generosa presa d'aria anteriore. La particolare forma del frontale, la presenza e la disposizione dei gruppi ottici, dotati di un baffo cromato laterale che li raccorda al cofano motore, crea un design personale aggressivo che ricorda vagamente il profilo anteriore di uno squalo. Il resto della fiancata, più classico in linea con gli altri modelli McLewis, è comunque equilibrato e piacevole, con un riuscito contrasto tra la parte bianca in vetro resina, le bandelle laterali in ABS metallizzato caratterizzate da forme morbide e la grafica, che percorre l'intera fiancata disegnando un motivo blu-argento, che spezza efficacemente i volumi non tanto in altezza quanto in lunghezza. Per visionare la scheda completa di questo veicolo e per conoscerne tutti gli accessori e tutte le caratteristiche tecniche, clicca sul link che trovi nel post di Facebook oppure nell'info box di questo video su YouTube. Se desideri sapere quali sono gli altri modelli disponibili sui nostri piazzali, visita il sito www.camperis.it oppure per vedere, toccare e provare in prima persona i nostri veicoli, vieni nelle nostre sedi Camperis, dove sarai assistito da specialisti, sempre pronti a consigliarti il veicolo più adatto a te. Ti aspettiamo!